fate? Una volta esistevano le fate, ci sono ancora forse, ma sono molto rare. Allora cosa succede? Che la capa delle fate dava ordine alle sue più giovani, alle sue sovrastanti, di andare in giro per il mondo a cercare chi aveva bisogno di aiuto, chi aveva bisogno di soccorso, chi aveva bisogno di mangiare, insomma, qualunque cosa. Allora un giorno la capofata chiama una giovane fatina e dice: guarda, tu oggi tocca a te, devi andare a fare in giro dove ti pare, dice, però vai a cercare qualcuno che abbia veramente necessità di qualcosa. Questa ragazzina giovane, fatina, giovane, prende il suo figlio, ma dove vado? Infila una stradina di montagna, vedete, di collina, poi più che altro. Quelle stradoline strette, strette, dove si passa malapena, dove ci si dà la mano da finestra a finestra, e dove la gente viene fuori la sera, si dà la mano, si raccontano alcune piccole sciocchezze, quelle storielle della giornata. E nell'andare su, a un certo punto, vede in lontananza una brutta vecchia, tutta spettinata, a sedere in una poltronaccia tutta rotta, lei due vestiti pieni di peste, con sul ginocchio dei più un brutto gataccio tutto spelacchiato che se aveva la rogna stava bene, insomma. E dice: per me quella lì è un giorno. Lei si ferma, va davanti a sta vecchia e dice: scusa nonna, io sono una fata, guarda, ho avuto il permesso della mia capa di che tu possa esprimere tre desideri, visto che hai questa miseria, e così, insomma. La vecchia la guarda, poi dice: chi sei te? Dice: io sono una fata. Sì, addio, dai, le fatti adesso. Sì, sono una fata. E esprimi tre desideri, dai, che io ti accontento. Lei, la vecchia, si prese un po', poi fa: senti vecchia, senti va, potresti mica far diventare questa poltronaccia tutta vecchia, vecchia, una bella poltrona comoda, morbida, bella, bellissima? La fata schiocca le dita e la brutta poltrona diventa una poltrona meravigliosa, bellissima, nuova. La vecchia si guarda attorno e la fata: dai, dai, ti ho fretta, hai altri due desideri, dimmi. La vecchia si pensa un po', poi fa: senti fata, potresti mica farmi diventare una bella ragazza di 18 anni? La fata schiocca le dita e la brutta vecchia diventa una ragazza meravigliosa, vestita bene, con un bel abito, elegantissimo e tutto il resto. E la fata: dai, dai nonna, che io sono in ritardo, hai un altro desiderio, dillo. La vecchia, l'ex vecchia, si pensa un po', poi fa: senti fata, potresti mica far diventare questo brutto gattaccio qui un bel ragazzo di 18-20 anni? La fata schiocca le dita e il brutto ragazzo, il gataccio di oggi, diventa un ragazzo meraviglioso. Al che l'ex gatto si volta dall'ex vecchia e poi fa: i sono cinema, e adesso la mitagna da me fa castrare. Grazie, troppo buono. Ecco.